Questa è Valloris, piccolo paese della Provenza. Un paese di pietra scura come quella che prorompeva un tempo dal cratere ormai spento, dove oggi si addensano le case. Qui lavora Pablo Picasso, il grande artista spagnolo che ha riempito di sé la cronaca e la storia dell'arte contemporanea. Egli ha più di 70 anni, ma dopo tante avventure e tanti travagli che ne hanno fatto uno dei più singolari figli del secolo, non ha rinunciato a meravigliarci ancora. Picasso ha detto: «Io non cerco, trovo». Infatti, il suo dono più suggestivo è quello di scoprire in tutti gli oggetti forme che sembrerebbero prive di verità figurativa. Pentole, tubi, tegole, mattoni, vecchi utensili caduti in disuso possono servire per comporre in poco tempo, tra una pausa e l'altra del lavoro di scultura, un fantoccio dall'aria maliziosa. È nato, inatteso dallo stesso autore, come un mostro bonario, un innocuo gigante senza età. Nello studio di pittura vigila il gufo di terracotta, uno dell'infinita serie di rapaci notturni cui Picasso ha tolto, con tratti di domestica e quasi umana ironia, ogni istinto bestiale. Sotto gli occhi di un simile guardiano, la tela bianca si popolerà di segni astrusi, di simboli inquieti, di astratte geometrie. Sul volto di Picasso leggiamo soltanto una profonda attenzione a qualcosa di vero. È il paesaggio di Valloris, lo stesso che appare dalla finestra di casa. Ma Picasso lo ritrova nella finestra della memoria. Ogni linea significativa, ogni rilievo tipico, ogni tratto essenziale è rimasto, filtrato dalla quotidiana riflessione e dal connubio di ipotesi e sentimenti nella coscienza dell'artista. Un maestro della pittura francese, Paul Cézanne, ha detto: «La realtà è tutta riducibile a coni, cilindri, sfere». Picasso ritenta l'antica e opposta via di trovare nella struttura e nel rapporto geometrico delle immagini il carattere, l'attributo, il sentimento della verità naturale. Spazio, luce, volumi, prospettive, ombre sono pur sempre case, tetti, ciglio del monte, lontano alberello, densa folata di fumo. Valloris è un paese di maestri della ceramica e della terracotta. A questa scuola Picasso ha appreso tutti i segreti di un antico nobile mestiere che si tramanda di padre in figlio. Accolto con amore nella grande famiglia artigiana, ha insegnato egli stesso ai suoi maestri nuovi inesauribili segreti. L'occhio e la mente trovano suggestiva bellezza anche in un semplice piatto. Per la tela c'è il pennello e il carbone, per il piatto basta un coltello.
Così gli abitanti delle caverne graffiarono la roccia per incidere le prime immagini dell'esperienza umana. Graffiando la superficie del piatto, il coltello di Picasso ridesta l'idea di tempi perduti. Dalla forma stilizzata nasce un volto simile alle maschere dei favolosi re di cui parlano le più antiche leggende mediterranee. Con l'aiuto del vasaio, Picasso compie altri meravigliosi artifici. Le anfore di fresca argilla, strette e sottili, non sono destinate a rimanere umili oggetti. Sono anch'esse un'esca per la fantasia. Come un pane lievitato e tenero, nasce l'immagine della colomba. Ha detto un poeta, gli uomini torcono il collo alla colomba per ucciderla. Picasso le torce il collo per farla vivere. Mosse, ispirate da quell'argilla morbida, le mani dell'artista lavorano in modo imprevedibile e miracoloso. Trovano con sicurezza la forma che già vive segretamente nella semplicità dell'anfora. Semplici colpi di pennello, Picasso evoca sulla creta rari colori d'aria che il fuoco smalterà più lievi della piuma. Una fila di colombe entra nel forno, piccola camera quadrata dalle pareti di mattone, dove assieme alle sculture di Picasso cuoceranno vasi, anfore, piatti, fabbricati dalla mano modesta dei vasai di Valoris. L'ingresso rimarrà ostruito da una parete di pentole vuote, disposta una sull'altra. Primitivo ma insuperato sistema di camera d'aria per proteggere e graduare la temperatura all'interno. Per 7 giorni e 7 notti arderà il fuoco nell'ampio fornello costruito sotto la camera di cottura. Sulle sue ceneri si leveranno le tranquille colombe di Picasso. Giorno per giorno, al termine della fatica, Picasso trova nel cielo il fumo delle fornaci di Valoris. E giorno per giorno l'artista trova per noi, con l'aiuto della tenera argilla, della tela bianca, di 1000 frammenti strani, un tema di poesia, un simbolo di speranza. Picasso, je te salue. Je t'embrasse, t'attache dans l'oreille gauche qui est la même de Gala, et je te dis en catalan ce que tu aimais tellement dans le temps de mon adolescence. Una foglia chica picca, pagerica, come torta, i bagarica, batanissis, poi, chic, pix, pagerix, come torta. De Picasso? Dicono che
il suo merito più grande è stato quello di distruggere l'impressionismo. Lei è d'accordo? Sì, ma che distruggere l'impressionismo? Sì, più che distruggere l'impressionismo, Picasso ha realizzato un bilancio di tutta la storia della pittura. Cominciò con dare colpi per tentare vie nuove. E come lo ha ottenuto? Come l'ha logrado? Lavorando a un riesame rigorosissimo di tutta la storia della pittura, semplicemente. Dal 1903, epoca in cui l'ho conosciuto, è stato facile portare Picasso a Montparnasse. E allora voleva dire portarlo alla Closerie de Lilas, dove imperavano i poeti Moreas e Paul Fort. Non ci veniva regolarmente, ma capitava di tanto in tanto. Ed era uno dei pochi pittori capaci di conversare con Moreas, perché Picasso è un letterato oltre che un artista figurativo. Quando pochi anni dopo venne ad abitare a Montparnasse, davanti al muro del cimitero, me lo ricordo così, con la figura giovanile e una ciocca di capelli che usciva da sotto un berretto stile inglese. In questa fotografia lo vediamo sulla terrazza della Rotonde. Le grand coup de bombe, e che ne ti passa ancora, non attendez pas, parce que les... Bisogna dire che fu un grande avvenimento, la grande esplosione. Di queste cose ci si rende conto più tardi per l'importanza delle conseguenze. Un certo signore, ancora quasi sconosciuto, lascia lo studio a Montmartre per venire a Montparnasse. Era Picasso. Trovò un appartamento studio a Rue Schœlcher. Di fronte a lui aveva il muro del cimitero di Montparnasse. Ma lui non aveva bisogno di un paesaggio. La pittura l'aveva nella testa. Picasso non è mai venuto a vedere le sue opere esposte in una mostra. Picasso non venne nemmeno a vedere la grande esposizione di 2 anni fa. Sono 15 anni che non mette piedi a Parigi. No, Picasso non viaggia più. I viaggi interrompono il mio lavoro, dice. E io voglio lavorare. Signor Canvaillère, come spiega la vitalità di Picasso, ancora così giovane malgrado la sua età cronologica? Ebbene, c'è chi rimane giovane tutta la vita e chi invecchia prima del tempo. Ed egli è un esempio magnifico di eterna giovinezza. Ho conosciuto dei grandi pittori come Braque, per esempio. Il povero Braque, alla fine della sua vita, tossicchiava, si teneva sempre vicino una piccola sputacchiera, era pietoso a vedersi, anche se lavorava ancora. Non c'era più quella splendida ricchezza che ancora si ammira in Picasso. Naturalmente fa una vita molto ragionevole, si alza tardissimo, alla maniera spagnola, fa colazione verso le 3 del pomeriggio, poi fa una piccola siesta ordinata dai medici e nel pomeriggio comincia a lavorare e lavora fino a tardanotte. Egli sembra ossessionato dal tema dell'amore. Sì, certamente, e lo è stato per tutta la vita, ma forse qui in modo particolare. E ora vorrei rilevare una cosa curiosa. Ai tempi del cubismo ortodosso, negli anni fra il 1907 e il 1914, dato che bisognava inventare un nuovo linguaggio, il soggetto in fondo aveva poca importanza. Bisognava cominciare con dei soggetti molto semplici, nature morte, bicchieri, strumenti musicali. Mentre ora c'è in Picasso la tendenza a raccontare una storia. Tant'è vero che lui qualche mese fa mi disse davanti a un quadro: però non è tanto male un quadro che racconta una storia. Ebbene, queste incisioni raccontano appunto delle storie. A me sembra che questo dimostri una violentissima reazione contro la cosiddetta pittura astratta, mentre qui la pittura ha ritrovato non solo la forma, la struttura, ma anche il suo contenuto. Picasso mi diceva molto giustamente a proposito di Poussin: il bello di Poussin è che ogni foglia in un suo quadro racconta una storia. Picasso una volta ebbe a dichiarare che lui fin da ragazzo sapeva dipingere e disegnare come Raffaello, ma che ha impiegato l'intera vita per imparare a disegnare e dipingere come un bambino. Alla luce di questa affermazione di Picasso, sarebbe interessante sapere come si svolgevano i vostri giochi di colori, i vostri giochi di disegno con Picasso. Ricorda qualcosa? Sì, a lui non gli piaceva che generalmente la gente entrasse nel suo studio, soltanto lasciava i bambini, no? Cioè i suoi figli o noi quando eravamo lì. Allora ci metteva un tavolo, ci dava dei fogli bianchi di carta, ci dava delle matite e poi tentava scambiarci i suoi disegni per i nostri, no? Mi ricordo un giorno che Lucia, mia sorella, dice: no, a me non mi piacciono i tuoi disegni, mi piacciono molto più quelli che fa mio fratello, perché tu, Pablo, c'hai un problema ed è che non sai dipingere.
E quale fu la reazione di Picasso, la ricorda? Si mise a ridere perché ovviamente detto da una bambina così, forse in quel momento gli è scattata una mola, ha detto ma forse è vero che non so dire. Giusto, so come era un budan, cosa è? Avevo questo ritratto di bambino, dal volto attonito e quasi spaurito, seduto nel suo lettuccio come un antico idolo, è opera di Pablo Picasso. Il grande pittore spagnolo ritrova negli anni tardi della sua vita un tema di perenne ispirazione, l'infanzia. C'è in questi volti un contrasto di grazia e goffaggine, di docilità e furore che li rende a un tempo belli e teneramente grotteschi. Ciò che è limpido e umano sorge sempre dal contrasto con ciò che è oscuro, quasi animale. Attorno al caldo lume dell'arancia che pesa nella mano materna si compone il quadro della famiglia. Picasso osserva e pone in evidenza i tratti più semplici ed emotivi accanto a sbalordite deformazioni. Nell'ombra argentea del sonno dorme la figlia Paloma. Quasi un presagio di minaccia sembra turbare le forme e i colori. Come nei trionfi della morte dei cimiteri medioevali avanzano i funebri cavalli della guerra. Delle caverne preistoriche sorge l'ombra di antichi guerrieri. Picasso si esprime con la logica della pittura. Nello scudo bianco fa perno tutta la composizione. Contro il fermo dello scudo si spezza e frana la struttura figurativa della guerra. La guerra, ha detto Picasso, è ciò che gli uomini hanno sempre conosciuto. La pace è ciò che deve ancora venire, che nessuno conosce. Il fauno torna a modulare nell'arte moderna i giochi prodigiosi dell'infanzia del mondo. La clessidra è il simbolo del tempo. La civetta, emblema della saggezza. Il putto, simbolo della vita. Tra un ampio spartito di bianchi e di azzurri, Picasso descrive come su un telone da balletto l'allegoria della pace, un regno dove è possibile forzare con la fantasia le leggi della natura, domare i mostri della più oscura mitologia. Nuda e tranquilla si ricompone, come in un concerto campestre, la famiglia umana. Regno della pace è l'antica città dell'utopia. Per meglio splendere sulla sua città, il sole adorno di piume e di spighe si è diviso nei colori dell'iride. Sulle mura d'una cappella abbandonata di Valoris, nell'inverno 52-53, ha lavorato Pablo Picasso ai grandi pannelli della guerra e della pace. L'artista geniale che violentò la tradizione quando questa minacciava di estinguersi, che difese i diritti della realtà quando i pittori moderni la tradivano, che spinse l'interesse della pittura alla ricerca di tutti i conflitti, compì l'opera più importante della sua vita in 40 giorni di continuo lavoro. Thank you.
Picasso disegna lunghe frasi staccate e concluse. Non toglie la mano dalla tela se non quando l'immagine è definita, il concetto chiaro. Prima di mettersi al lavoro aveva detto: voglio dipingere la guerra e la pace finché mi reggono le forze di salire e scendere una scala a Pioli. Nasce dalla mano di Picasso sulla parete bianca una danza di donne panica e inconsapevole. Quanto più il contorno è abbandonato e sconvolto, tanto più il colore ne sorreggerà la struttura. La fantasia di Picasso segue due linee parallele di sviluppo e la conseguenza decorativa delle forme non turba la logica narrativa. Dal ghirigoro delle donne danzanti nasce l'immagine pura e snebbiata della colomba. Sulla linea arcuata e fuggente prendono corpo le forme del mostro. Picasso ha come impersonato la guerra in una sorta di figura mitologica. Plutone, dio dell'Averno, che tenta di rapire da un coro di giovinette la bella Proserpina. Ma il Plutone picassiano ha volto d'uccello e moncherini per braccia. È disegnato con la grandiosità d'un antico racconto, ma è goffo e vile come il pupazzo d'un cartellone da fiera. Picasso medita a lungo sugli elementi contrapposti della figurazione. Ciascuna immagine avrà uno sviluppo particolare e complesso nelle successive variazioni. La base dell'ispirazione è ormai ferma. Moderna può mutare il corso dell'antica favola. Plutone, messo in fuga dalla colomba, non rapirà Proserpina. A fissare subito la giusta soluzione, ideale e poetica, di questa verità, Picasso accende con rossa vernice da pescatore il tridente sconfitto del mostro. Sulla bianca parete, quella fiamma di sangue contro la forma tornita della colomba indica già la linea simbolica e reale della grande opera che ha meritato al maestro spagnolo il titolo di pittore della guerra e della pace.